Progress. Buenos días. Buongiorno, benvenuti allo Special Olympics Coaching Webinar Series presentato dal nostro sponsor ufficiale Gallagher. Grazie a Gallagher per il loro continuo sostegno come sponsor ufficiale del programma Special Olympics Sport e Coach. Grazie a tutti voi per aver partecipato al webinar di oggi, mentre cerchiamo di offrire agli allenatori più opportunità di apprendimento nelle aree che volete conoscere. Il webinar di oggi è dedicato all'allenamento dei giovani atleti. Questo webinar offre l'interpretazione simultanea in 8 lingue. È possibile scegliere la lingua utilizzando il pulsante nella parte inferiore dello schermo. Si prega, si prega di aggiungere tutte le domande che volete fare agli espositori in chat o la funzione di domande e risposte o nel tasto di domande. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alvaro Brochero, atleta leader e portavoce dei Giochi Olimpici del Venezuela, il presidente del Consiglio regionale degli atleti leader dei Giochi Olimpici del Venezuela di America Latina. Sono molto contento, felice di ricevervi oggi in questa serie di webinar di allenatori. Prima di tutto voglio ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di essere uno degli ospiti per raccontarvi un po' di me e del mio percorso come atleta e leader dei Giochi Olimpici e come allenatore. Vi racconterò un po' la mia storia come atleta. Tutto è iniziato quando giocavo baseball, quando appena avevo 6 anni. Nel 2005, nell'anno 2005, ho iniziato a giocare futsal nei giochi locali nei quali la mia squadra ha vinto. Nel 2008 sono stato invitato a far parte dei giochi olimpici nella categoria di foot campo. Dopo tanti allenamenti nel 2011 ho rappresentato Venezuela nella Coppa America specializzata e realizzata in Paraguay, in cui abbiamo ottenuto il sesto posto. Poi nel 2016 ho avuto l'opportunità di rappresentare un'altra volta Venezuela nella Coppa America speciale festeggiata in Paraguay e lì abbiamo raggiunto il terzo posto. I Giochi Olimpici del Venezuela mi ha dato diverse opportunità per continuare a crescere come atleta, come leader e come persona. Nel 2019 ho avuto l'incredibile esperienza di certificarmi come allenatore fisico. Nel 2020 sono stato scelto per essere uno dei commissari dei giochi per la Coppa del Mondo, che è stata realizzata nel Detroit nel 2022.
Oggi partecipo nel piano di allenamento dei giochi olimpici. In questo modo poter continuare a dire e continuare con il mio sviluppo come atleta leader dentro il campo sportivo. Adesso vi condividerò un po' il mio percorso come allenatore. Nel 2017 ho lavorato nella squadra di calcio Rodito di Caracas. Ho iniziato come l'assistente dell'allenatore, allenando bambini dai 4 anni fino ai 18 anni. Dopo tanto sforzo, dedicazione, disciplina e con una grande sfida, l'Accademia nel 2022 mi ha scelto per essere allenatore. Funzione che faccio ancora oggi, allenando bambini dagli 8 ai 10 anni. Nel mio primo anno, come allenatore, la mia squadra. Dopo, ho avuto l'opportunità di allenare la Sub-17. Lavoro come allenatore di calcio. Lavorare come allenatore di calcio durante tutto questo tempo mi ha fatto imparare e mi permette essere una migliore persona. E posso dire che tutte queste opportunità le ho avute perché sono una persona empatica, rispettosa, rispettabile, disciplinata. Perché ho una comunicazione effettiva con i miei compagni, alunni e superiori. Essere un buon leader e insegnare e fare il leader è stata la chiave per arrivare. Mi tengo di più è il rispetto che ho e che ricevo la fiducia dalla mia squadra di lavoro, i miei alunni e i loro superiori. Sono molto felice perché lavoro e faccio quello che mi piace, condivido le mie conoscenze e la mia passione per il calcio, sia al lavoro che nei giochi olimpici. Ancora un'altra volta, grazie mille per avermi dato l'opportunità di condividere la mia storia con te. Grazie. Ora vedremo un breve video che mostra il lavoro fantastico che gli allenatori fanno nel motivare i loro atleti ad allenarsi continuamente e gareggiare nei giochi olimpici. Grazie a tutti gli allenatori per tutto quello che fate. Godetevi. Continuiamo. Andiamo avanti. Hayley Cavana è la
È la coordinatrice di ricerca e sviluppo dei giovani atleti per i giochi olimpici speciali dell'anno. Sta intraprendendo il suo dottorato alla Dublin City University. È Special Olympics Ireland, concentrandosi sul programma Young Athletes. Hayley è anche un'allenatrice del suo club locale di giovani atleti ed è appassionata di offrire opportunità sportive e di salute per tutti. Diamo il benvenuto a Hayley. Ciao a tutti, grazie per ricevere qui oggi. Sono molto contenta di presentare la mia ricerca. Inizierò la presentazione. Vediamo alcuni punti che vedremo oggi. Alcuni dei progetti che sono i problemi che toccano il contesto del progetto Saponi Provenia, la necessità e il lavoro svolto fino a questo punto e la direzione futura del progetto. Le statistiche chiave che analizzano i bambini con ID rispetto ai loro tutori, la capacità degli allenatori di valutare le abilità dei bambini e la voce dell'allenatore. Che cos'è il livello delle abilità motorie? Alcuni dei termini usati sono abilità motorie, capacità motorie, coordinamento motorio, abilità fondamentali del movimento, competenza motoria. Adesso vi mostrerò la definizione. È la competenza motoria, può essere definita come la qualità della coordinazione motoria della persona e il livello del risultato delle loro prestazioni quando eseguono diverse abilità di movimento. L'aspetto delle abilità motorie che è investigato formalmente sono le abilità fondamentali di movimento. Perché è importante? Le abilità fondamentali di movimento sono gli elementi fondamentali che si sviluppano naturalmente, hanno bisogno di essere imparate e praticate nel tempo. Carenze delle abilità motorie fondamentali e la ridotta partecipazione in attività fisiche e sportive e sono la via d'accesso ad abilità di movimento avanzate e superiori. Questa è un'immagine del nostro percorso degli atleti. Potete vedere che in arancione abbiamo lo sviluppo delle abilità fondamentali. In altri paesi del mondo il programma si svolge per i bambini dai 2 ai 7 anni. Ed è diretto verso sport ancora più specifici. Il motivo di questa decisione è perché è stata realizzata molta ricerca per mostrare quali sono le abilità in quest'età. Come allenatori abbiamo bisogno di conoscere questo. E dobbiamo cercare di aiutare i nostri atleti per permettere loro di continuare nelle diverse
attività sportive. Questo programma è una perfetta opportunità per continuare a migliorare le capacità dei nostri studenti. Che cosa ci dicono le statistiche? Rispetto ai bambini, tipicamente i bambini con AD hanno 3 volte la probabilità di avere abilità fondamentali di movimento inferiori. Rispetto ai bambini della stessa età, i bambini con AD hanno minore abilità motoria, costituisce il loro apparato locomotore, manipolazione degli oggetti e abilità di equilibrio, che influenza le loro attività quotidiana, sport e attività fisica. Quindi qual è l'attuale immagine di questo progetto? Questa è l'immagine globale attuale delle abilità fondamentali per i bambini con disabilità intellettiva. E quello che vediamo la ricerca dice che ci sono molti effetti che sono in continua crescita e aumento. E questo ci serve per riconoscere che ci sono delle diverse problematiche che vanno affrontate. A livello locale, noi abbiamo 100 giovani atleti che vengono esaminati, 12 FMS verificate, 10 club olimpici speciali hanno partecipato e abbiamo 8 young athletes che hanno partecipato e che sono allenati. Prendete un momento per vedere questa immagine. Ognuno dei componenti delle abilità fondamentali, le abilità locomotorie, il margine va dai 12 verso meno 7. Poi abbiamo 14.8 rispetto al primo punto e con rispetto alle abilità di equilibrio abbiamo 0.70 meno rispetto alle altre. Vediamo che il margine è leggermente inferiore alle altre statistiche. Quindi dobbiamo vederlo anche dal punto di vista del genere. I maschi hanno una migliore esecuzione. Le bambine sono più brave, più abili nelle attività come ad esempio la danza. Quindi come vedete, qui ci sono le diversità di genere. Del controllo del movimento, però nel bilancio c'è soltanto una breve differenza in cui i bambini erano e le bambine hanno fatto un'esecuzione ancora migliore. Nessuno dei bambini che sono stati parte di questo studio
hanno fatto in cui e nelle attività di equilibrio nessuno dei bambini è riuscito a farlo perfettamente. Quindi c'erano dei margini e delle possibilità di caduta e abbiamo visto che dai 4 ai 12 anni che l'equilibrio non è perfetto e quindi questo significa che c'è qualcosa che non va bene durante la crescita del bambino ed è importante cercare di migliorare la capacità di equilibrio del bambino per evitare le possibilità di caduta man mano che crescono. Quindi l'età di differenze. Quindi abbiamo diverse età di allenamento. Quindi man mano che crescono, siccome hanno avuto ancora più tempo per praticare, per allenarsi, ovviamente le loro capacità migliorano. E questo è il comportamento che troviamo tipicamente nei bambini. Ma quando vediamo il nostro gruppo di anni che hanno la patologia di disabilità intellettiva, vediamo che non c'era un aumento dell'esecuzione, non miglioravano questi bambini, quindi ci chiedevamo perché. Perché sta succedendo questo? Per cui abbiamo visto che c'erano delle differenze e questo si vede e ha a che fare con le lezioni di educazione fisica, gare, e quindi quello che può succedere, quello che non vogliamo che succeda è che mettono da parte le attività sportive da parte e che si sentono che non sono bravi come i loro coetanei e quindi preferiscono abbandonare le attività sportive, le attività fisiche. Quindi vogliamo che tutti i nostri bambini ricevano questi servizi, questi allenamenti dai 4 ai 12 anni. Quindi quello che abbiamo qui è un'immagine del percorso dello sviluppo fondamentale, delle abilità fondamentali di movimento. Quindi come allenatore cosa succede se i bambini hanno delle capacità inferiori? Dobbiamo essere coscienti come allenatori e dobbiamo capire e vedere che i nostri bambini non stanno avendo uno sviluppo normale, quindi abbiamo delle barriere fisiche e ci sono dei bambini che ovviamente non potranno andare a passare l'altro livello. Quindi ad esempio ci sono delle capacità sportive come colpire la palla nel basket, devono sviluppare dei movimenti fisici fondamentali ed è importante per loro che loro li imparino. Questa è una breve immagine a quello che ci riferiamo. Quindi se abbiamo un atleta non può correre, ci sono possibilità inferiori che possa giocare e far parte delle squadre di questi diversi sport. Ad esempio di basketball, di ping pong. Per cui è molto importante che diamo ai nostri atleti le abilità delle quali loro hanno bisogno, così possono continuare a far parte dei giochi olimpici. E questo potrebbe essere interesse per alcuni degli allenatori che abbiamo qui oggi. Quindi quali sono le valutazioni dei movimenti? Quindi sappiamo che gli allenatori hanno un ruolo molto speciale per sviluppare queste abilità, specialmente con i bambini di ID. Quindi per vedere appunto se gli allenatori possono dare supporto a questa situazione.
Quindi vorrei conoscere, noi sappiamo che gli allenatori sono la prima linea di difesa e che possono riconoscere che ci siano delle difficoltà motorie. Quindi abbiamo avuto e abbiamo visto delle necessità in cui è possibile aiutare gli allenatori per dare assunzione a questo progetto. E così in questo modo la popolazione potrà migliorare le loro abilità fondamentali. Quindi vediamo adesso un'immagine, l'inchiesta di quello che è successo o di come si sono sentiti. Quindi per vedere come sia stato lo sviluppo del bambino in ognuna di queste abilità. Quindi gli allenatori erano molto emozionati, hanno detto sì, sappiamo che c'è da fare, sappiamo che andrà tutto bene, ed è stata una sorpresa per loro, perché si sono accorti che i bambini erano migliori di quello che aspettavano. Hanno avuto un risultato del 21,5% nelle attività locomotorie. Overestimating the ability of the athletes or the children in the session, maybe we're not targeting the session to the right level for the children or providing them with the right learning environment. Quindi non stiamo dando il livello adeguato a questi bambini. So we know now that we need to upskill and train. Quindi quali sono le applicazioni pratiche di questo? Quindi sappiamo che dobbiamo migliorare gli allenatori per osservare e correggere gli allenatori, per poter guidare lo sviluppo fisico dei bambini e delle bambine. Sappiamo che in fase di valutazione questo progetto per migliorare le abilità fondamentali e il movimento dei bambini con idee. Quindi se sappiamo che i nostri bambini hanno delle debilità in alcune abilità, dobbiamo dare supporto e mostrare loro come possono migliorare queste abilità. Quindi un altro aspetto del progetto. Quindi vogliamo includere e aggiungere la voce dell'allenatore. Quindi a volte parliamo con tante persone, ma non a quelle che offrono il programma. Quindi come l'avete sentito, come lo sviluppate, ed è importante che gli allenatori condividano le loro esperienze nell'offrire questo programma ai giovani atleti. Quindi di cosa ci siamo accorti? Amo questo titolo, allenando dal cuore. Perché tutti gli allenatori che ho conosciuto nei giochi olimpici allenano e lo fanno di cuore. Quindi abbiamo chiesto agli allenatori come vedete il successo per voi rispetto agli atleti, perché ricordatevi che stiamo parlando delle abilità fondamentali sportive, non è essere un tecnico sportivo. Quindi bisogna... Quindi è importante per loro condividere la loro esperienza, la loro opinione, perché ognuno ha delle necessità molto individuali ed è importante che ci siano queste valutazioni. Quindi il motivo principale dei bambini per il quale loro vogliono ritornare a fare delle attività sportive è tutto quello che loro vivono in queste attività, fare amicizie, conoscere nuove persone e soprattutto allenarsi. Quindi questi bambini ritornano a questi programmi per voi, quindi voi siete molto importanti. E finalmente,
loro sentono che appartengono ad un posto sicuro, quindi se sono parte di una squadra è molto significativo per loro. Quindi anche se ci sono delle disabilità intellettive, questi bambini e questo tipo di persone si sentono motivati di continuare e poter essere nello stesso ambiente. Io alleno ai bambini. Questo movimento globale si chiama così ed è un'organizzazione che dice come possiamo portare i bambini al centro e mantenere i bambini e le bambine, mantenerli nello sport durante tutta la vita. Durante tutta la vita. Quindi che cosa cercano e che cosa vogliono i bambini quando iniziano un'attività sportiva? Quindi questi sono dei punti importanti per continuare ad andare avanti con il progetto. Dobbiamo riconoscerli come una persona, tenere conto delle loro abilità, del loro sviluppo sociale. Dovete includerli. Quindi un'altra cosa in cui gli allenatori dei giochi olimpici sono molto bravi a farlo. Farlo molto divertente, sicuro. Adesso bisogna risaltare e soprattutto concentrarsi sui valori che vengono attraverso lo sport. Siccome se noi trasmettiamo l'amore a questi bambini, loro lo percepiscono, e li motiva, è un motivo per continuare. Invece, se non ricevono nessun tipo di emozione, sarà ancora più freddo e ci sarà una barriera e non vorranno continuare nello sport. Quindi bisogna coinvolgere anche i genitori in modo positivo. Alcune volte lavorare con i genitori è quello che piace di meno, però anche i genitori devono far parte del cerca di persone che animano questi bambini a continuare a fare le attività sportive, quindi è un programma progressivo. In questo modo i bambini possono continuare a migliorare le loro abilità. Quindi queste sono le 10 regole d'oro, far parte di un ambiente di supporto. Quindi questo si vedrà dopo nella lavagna. Dopo il webinar, finalmente quello che abbiamo trovato. I giochi olimpici Irlanda, abbiamo deciso di iniziare un piano di azione. Quindi il gruppo di bambini più piccoli è stato nel 2016, vogliamo creare delle attività, vogliamo fare dei workshops per offrire ai genitori le conoscenze, le nostre conoscenze. In questo modo loro imparano le attività che possono svolgere a casa con i loro figli. Vogliamo creare un corso di educazione per allenatori. Dal basso in giù, usando dal basso in alto, per usare la voce degli allenatori. Per poter farlo in uno stile più inclusivo e partecipativo. E vogliamo inoltre creare le opportunità di allenamento continuo per gli allenatori. Sappiamo che adesso gli allenatori non possono infatti valutare le abilità correttamente. Ed è importante osservare, correggere e migliorare lo sviluppo dell'abilità. Quindi alla fine qual è quello che vogliamo? Vogliamo mantenere i bambini con disabilità intellettuali, mantenerli nelle attività sportive per il resto della loro vita e avere una buona competenza. Questa è la chiave.
Grazie, Hailey. Adesso vi presenteremo a Holly e a Sam. Gli invitati Holly e Sam. Preguntas y respuestas, y las preguntas Domande llegan e risposte, e le risposte ci arriveranno attraverso la chat. Una domanda per ognuno degli espositori. Domande preselezionate ante il webinar in vivo. Quindi le domande scelte prima del webinar in vivo, dal vivo. Hailey, la quale migliora la maniera di capacitarsi. Heidi, per te qual è il modo migliore per ricevere istruzione come allenatore? FMS e niños con discapacità intellettuale. E di sviluppare il ruolo rispetto ai bambini con abilità sportive. Álvaro. Y emocional han tenido ¿Álvaro? Lugar con un niño con discapacidad intelectual. Álvaro, hay que leer las biografías, ¿sí?, de Holly y Sean, donde dice: Holly Jacobs es la directora de investigación. Hi everybody. I think Jeff, we can go to the first slide. Welcome, welcome. We are going to talk today about coaching youth athletes with a focus on social and emotional learning. Quindi oggi parleremo su allenare gli atleti con focus centrati sull'apprendimento sociale ed emotivo. Mi piacerebbe sapere dove vi trovate, se avete avuto mai a che fare con questo argomento, se è la prima volta che conoscerete di questo. Quindi prendiamoci dei minuti per scrivere nel contesto le scuole unificate per essere tutti sullo stesso punto e partire dallo stesso punto. Quindi questo è valido per tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità. Nonostante, anche se si trovano negli Stati Uniti o in altra parte del mondo, i principi di cui parleremo oggi sono validi per chiunque. Quindi, questo è indirizzato verso l'apprendimento emotivo e sociale, autoconoscenza, autogestione, prendere decisioni, consapevolezza sociale. Quindi lo vediamo attraverso questi cerchi, verso quali sono gli ambienti in cui viviamo oggi. Abbiamo le scuole, le classi, le famiglie e il circolo più grande sono le comunità. Quindi noi dei giochi olimpici stiamo vivendo quello spirito di comunità per sviluppare l'apprendimento sociale ed emotivo. Quindi vedremo come si svolge, come si sviluppano le abilità sociali ed emotive. Conoscere le tue emozioni, autodisciplina, raggiungere gli obiettivi. So che voi avete visto questo nelle vostre squadre.
fatemi sapere qual è la vostra opinione, come, o qual è la vostra coscienza sociale, rispettare gli altri, altre abilità, abilità di rapporto, di comunicazione effettiva, lavorare in squadre, risolvere problemi, riflettere e altri tipi di abilità come queste. Se avete degli esempi che volete condividere con noi, scriveteli nel chat. Se volete farci conoscere quali sono le abilità che ci hanno e che voi avete notato di più nelle vostre squadre. Quindi in inglese le sigle sono apprendimento sociale ed emotivo. Immaginatevi che siete a pranzo, che vi trovate al bar, al ristorante, a scuola. Quindi avete molta fame e volete riempire il vostro piatto per il resto della giornata. E non potete entrare direttamente e prendere con le vostre mani il cibo. No, dovete, avete bisogno di un piatto per servirvi il mangiare. Quindi questa non è una moda, non è una nuova tendenza del momento, no, questo è il piatto, non è un elemento aggiuntivo che fa parte di tutti gli elementi, no, questo è il piatto vero e proprio. È il piatto questo. Quindi questo è quello che ci porta, ci fa andare avanti nella vita, lo sviluppo umano, i rapporti umani, è fondamentale questo. Sono le basi delle relazioni, dei rapporti tra gli atleti. Quindi oggi qui ci troviamo per parlare di conoscere, di trasmettervi quello che sta succedendo. Vogliamo trasmettervi quali sono le basi di questa di tutta questa situazione che noi stiamo affrontando ogni giorno. Gli sport sono flessibili, meno strutturati rispetto alle scuole, sono più divertenti e i bambini hanno ancora più voglia di partecipare di tutte queste attività, di far parte di questi gruppi, una nuova visione, un nuovo metodo di come noi svolgiamo questo, però Sean ci dirà ancora di più. Grazie a tutti voi per riceverci oggi. Sono Sean, quindi sono allenatore, mi trovavo in un programma locale durante 20 anni, ad esempio come allenatore di basketball, tennis. Sono molto emozionato di condividere con voi tutto quello che ho imparato durante l'insegnamento di queste abilità. Quindi molte domande ho avuto nella squadra di calcio quando parliamo di portare, di trasmettere queste abilità. Come allenatore bisogna dimostrarle sul campo, come lo faccio? Non sono uno psicologo, sono soltanto un allenatore sportivo. Devo allenare gli atleti, però gli atleti hanno dei diversi livelli e si devono verificare dei cambiamenti. Tutti questi elementi sono rilevanti e sono delle abilità di apprendimento, e per noi allenatori è importante includerli nel nostro programma. Questo è un quadro, è un grafico che ho visto che l'hanno usato tante volte nelle abilità sociali ed emotive. I
in diverse occasioni. Quindi le persone pensano che questo sia una linea retta, e invece no, c'è un su e giù, e ci sono dei cambiamenti durante tutto il processo, e bisogna essere pazienti, soprattutto nei giochi olimpici speciali, in cui ci vuole un po' più di tempo per raggiungere gli obiettivi. E sono molto emozionato e condividere con voi, però ricordatevi che lo sviluppo non è mai una linea retta. Sto cercando. Quindi una delle cose che mi hanno chiesto è di offrirvi delle conoscenze che si possono mettere in pratica subito sul campo. Quindi non si tratta di scienza nucleare. E avere la disposizione di condividere e di cogliere il lavoro attraverso l'esempio della nostra persona. Quindi voi dovete trasmettere tutto attraverso l'esempio, dovete essere dei leader esemplari. E tenete conto che gli atleti vi osservano, voi pensate di no. Quindi dovete stare attenti di condividere e di avere un comportamento durante le diverse situazioni. Andiamo avanti. Questo è interessante perché ridevo. Ho visto due volte, ho notato che Hayley ha parlato due volte di questo, di costruire dei rapporti positivi tra i giovani, quindi anche tra i giovani e gli adulti. Greg was asked, Coach. He has always called Coach Pop. What is the most important citazione? Quindi chiedono a questi importanti che cosa è quello più importante per te. I rapporti e i ragazzi devono notare che tu sei preoccupato per loro. Lui parla del rapporto che ha costruito con i suoi giocatori. Vorrei conoscere l'allenatore Pop. Qualcuno conosce chi è l'allenatore Pop? Fatemi sapere. Qui ci sono cinque cose che sono importanti: essere aperti, rispettoso, buon ascoltatore, sembra facile, ma se dobbiamo concentrarci su uno di questi aspetti con gli atleti sarà ancora più facile svolgere le vostre funzioni. Quindi qualcuno ha detto il tuo allenatore preferito. Lui è del San Antonio, della squadra dell'NBA degli Stati Uniti. Ho bisogno di costruire rapporti positivi. Come lo faccio? Questo sembra facile, ma quando ci troviamo sul campo, siamo concentrati su trasmettere e insegnare le abilità sportive. Ci dimentichiamo del resto. Quindi vi dirò come imparare. A migliorare questa abilità. Quindi una cosa che faccio è dare dei nomignoli ai miei ragazzi. È importante conoscerli, quindi hanno a che fare con le qualità che rappresenta ognuno di loro. Quindi dei nomi individuali per ognuno degli atleti importanti, ci vuole del tempo, però guardate che nella squadra di allenatori in cui io mi trovavo, io dicevo che loro dovevano fare questo due volte l'anno per poter raggiungere gli obiettivi che avevano. E non soltanto nella parte sportiva, ma anche nelle abilità socio-emotive. Puoi essere tranquillo in situazioni di stress. Cose semplici che
questi atleti possono fare anche i loro genitori durante il loro sviluppo. Una delle cose che volevo dire anche, io vedevo questo sempre, non parlare, a volte non parliamo con tutti i giocatori, abbiamo la tendenza di parlare soltanto con i migliori o con quelli che hanno un comportamento non ottimo. Quindi una delle cose più importanti è migliorare il rapporto e la comunicazione, perché abbiamo una squadra di 14-15 giocatori e ci concentriamo soltanto su alcuni, ma cosa succede con il resto? Quindi bisogna avere queste conversazioni con i nostri giocatori. Potete parlare, non è scienza nucleare, prima dell'allenamento, quando state sistemando gli attrezzi, in questi momenti, in brevi momenti, come va a scuola, come va la tua famiglia, qual è il tuo programma preferito. Quindi una delle cose che facciamo con la nostra squadra è che se li dividiamo in gruppo e fare delle coppie. Però come li... Quindi come li possiamo ordinare? In ordine alfabetico sì, ma in base al nome del loro programma preferito, e questo ci aiuta a creare dei legami più solidi, e iniziamo a ridere sulle loro preferenze, i loro piaceri. Quindi anche noi, quando stiamo lavorando, se hanno delle domande, se devono pensare su una delle azioni. Quindi una delle domande potrebbe essere: quali sono le abilità preferite dei loro compagni? E loro mi danno le informazioni della squadra per imparare ancora di più, però attraverso loro stessi. La terza volta che usiamo la parola positivo. State usando delle parole positive? Tu sei il negativo Nelly o il positivo per Poli? Mi devo autovalutare come allenatore e lo devo fare molte volte. Devo sapere quali sono le cose che loro possono fare. Quindi veramente dobbiamo capire. E questo potrebbe essere difficile. Quindi questo non è che sia sbagliato, però ci sono degli standard alti. E bisogna farlo in modo positivo e trasmettere loro tutto quello che stanno facendo positivamente. È qualcosa che mi piacerebbe aggiungere, che più in là degli sport bisogna rafforzare la filosofia. Quindi è molto facile come allenatore dire: ah, sei stato molto bravo, e hai fatto bene, però sei concentrato sulla parte positiva dei ragazzi. È importante anche dire: ah, sei stato bravo, oggi ho visto quando hai riconosciuto la bravura del tuo compagno, quando hai mantenuto la calma durante il gioco. So che in un'altra occasione ti saresti arrabbiato, invece adesso stai migliorando. Sono molto orgoglioso di te. Quindi non bisogna parlare tecnicamente soltanto, ma bisogna anche rafforzare la parte positiva ed emotiva. Vi consiglio quindi di aggiungere questo nel vostro performance come allenatore. Prima che finisca il tempo, insegnare la resilienza, come affrontare le avversità. Quindi questo è un punto che a volte manca noi allenatori. A volte vogliono creare
una barriera di protezione in cui mettere i loro giocatori, invece no, bisogna insegnare loro che ci sono delle difficoltà e dare gli strumenti essenziali per affrontarli. Being challenged, how to, it's okay to fail. My favorite quote of all time. Quindi per questo i ragazzi non sanno come muoversi, come affrontare le difficoltà che ci sono durante il gioco. Michael Jordan, lo amo, e lui dice che tante volte ho attraversato il fallimento. Ed è per questo che oggi ho imparato ad avere successo, perché è importante sbagliare, bisogna sbagliare per essere migliori sempre più. Quindi finirò con questo breve paragrafo. Basicamente quello che stiamo dicendo è che bisogna rafforzare le loro abilità in tutti i sensi, così possono essere dei giocatori completi. Quindi un grande allenatore può cambiare una vita. Quindi aggiungete queste tecniche nel vostro bagaglio come allenatori. Grazie Sean, eccellente informazione sul modo in cui puoi creare un ambiente positivo tra i tuoi atleti. Quindi ritorniamo un pochino indietro sulla ricerca, così vi mostriamo tutto quello che Sean ha fatto in questo percorso. Ha lavorato con atleti che vanno dai 14 ai 18 anni, osserviamo le squadre insieme, quindi vediamo come si vede tutto l'insieme di questo. Quindi mostrano dei commenti positivi, lo sviluppo emotivo, tutte le cose positive per poter costruire dei buoni rapporti. 20% rappresenta i rapporti sociali, il supporto gli uni verso gli altri e tutte queste abilità di autoconoscenza. Quindi per finire con tutto quello che abbiamo visto oggi, perché vi deve interessare? Dovete essere interessati nel far migliorare queste abilità in modo divertente, ancora più divertente. Quindi sono delle abilità che serviranno loro per tutta la vita. E questo riduce i livelli di stress, di ansia e di tutte quelle difficoltà che loro attraversano ogni giorno. E quindi questi risultati possono durare molti anni. Perché? Perché avranno degli elementi solidi, effettivi. Quindi il lavoro che abbiamo fatto, non leggerò questa parte, però ci sono queste citazioni che sono state difficili da scegliere dopo 2 anni di ricerca. Quindi dobbiamo concentrarci con intenzione verso le squadre. Grazie mille per la vostra incredibile presentazione. Domande e risposte. Domande e risposte potete chiederle attraverso la chat. Quindi domanda una
uno per Hailey? Qual è il modo migliore di istruirsi come allenatori per monitorare e di lavorare con precisione con i bambini che hanno ID? È un'ottima domanda, grazie. Come parte di questo progetto di ricerca stiamo cercando di decidere qual è il miglior modo in cui gli allenatori possono imparare. Sappiamo che i giochi olimpici del Canada hanno il movimento e valutano le abilità dei bambini. Quindi speriamo di imparare dal Canada, però vediamo dal punto di vista investigativo quali sono gli strumenti che gli allenatori dovrebbero usare per valutare le abilità. Bisogna trovare il modello di valutazione. Dipende da quello che si avvicina di più e funziona meglio rispetto ai fatti precedenti culturali. Qual è un buon metodo di valutazione a livello sociale ai bambini che hanno delle disabilità intellettive? Un'ottima domanda. Credo che la prima cosa sia porsi degli obiettivi principalmente individuali. Se aggiungi questo scopo di apprendimento, potrai vedere che la crescita può essere qualcosa molto semplice: ascoltare, essere educato per livelli più alti, ad esempio per le scuole medie. Hai gareggiato e non hai ricevuto nessuna ammonestazione, quindi sono degli obiettivi raggiunti questi. Grazie mille. I giochi olimpici offrono delle risorse per far sì che gli allenatori continuino ad imparare, a migliorare le loro conoscenze di allenamento. Quindi qui potete vedere il website in cui ci sono diverse informazioni che parlano della salute e del comportamento. Quindi in chat potete vedere il link di questo website. Il sito web di Olimpiadas Especiales alberga il website dei giochi olimpici offre una serie di siti che sono collegati ad altri campi. Assicuratevi di usare Resources Special Olympics per poter avere accesso a tutte queste risorse. Tutti questi siti vi aiuteranno nell'allenamento con i vostri atleti dei giochi olimpici. Nella prima pagina di risorse unificate, nella seconda pagina risorse di classificazione, e la terza pagina risorse per atleti giovani.
En la página de recursos. Sul website di risorse. Este año, quest'anno, quest'anno continuiamo ad avere interattivo para que pueda participar il nostro webinar. Aquí encontrarán enlaces de recursos, grabaciones de avete webinar anterior. Il vostro link interattivo in cui potrete trovare le presentazioni a nuestros presentadores y anfitriones. Le presentazioni scorse e avrete l'opportunità di fare delle domande ai nostri espositori. Lo relacionado con la serie de webinar para entrenadores. Asegúrese de recibir. Assicuratevi di ricevere le vostre domande presto per il panel delle prossime settimane. Il prossimo webinar sarà sull'allenamento per adulti. Questa settimana ci siamo concentrati sull'allenare atleti giovani. Settimana prossima invece vedremo come allenare gli adulti. Grazie ancora al nostro sponsor Gallagher per il supporto per l'istruzione degli allenatori dei Giochi Olimpici 2023. Registratevi adesso se non l'avete ancora fatto, così non lo perdete. Muchas gracias. Grazie mille.